Bella ragazzi, bentornati. Io sono Andrea, oggi siamo qua con la review di Lucas Perez, attaccante del Deportivo La Carogna, no scherzo, la versione Tozzi Lucas Perez con 87, come potete vedere, rivalutazione totale. L'ho provato a ibridare con una Serie A per il semplice fatto che, essendoci il torneo spagnolo, dovevo cercare di contenere anche un po' i costi, però è venuto abbastanza bene. Allora, acquistato per 82.000 crediti, adesso il prezzo dovrebbe essere già sceso un pochettino. Devo dire che ne vale la pena, adesso andiamo a vederlo. Ha statistiche veramente allucinanti, con 4 di mossa abilità e 3 di piede debole. Allora, andiamo subito ad analizzarlo. Una cosa che devo dire che mi è piaciuta molto di lui è che bene o male può tirare da ovunque, perché non ha problemi né di long shot, né di tiro al volo, né di tiri da corta distanza, a giro, li fa tutti quanti bene. L'unica pecca magari può essere il treripiede debole, ma neanche tanto, mentre una sua grandissima qualità, cioè almeno che ho notato e non pensavo neanche si notasse così tanto, è la sua forza fisica. Magari ogni tanto si rischia di perdere il pallone in qualche circostanza, lui arriva lì, tac, una piccola spallata e recupera subito palla, quindi è una cosa molto buona. Qua, perdonatemi, questo non voleva proprio essere un gol della merda, ma volevo vedere come si comportava a tirare di destro, soprattutto di prima, e devo dire che è riuscita ad appoggiarla bene, cioè, ok, non c'era il portiere in porta, però vabbè, comunque di destro mi ha tirato abbastanza bene. Come vedete è un giocatore veramente formidabile, soprattutto per gli inserimenti, perché sia alle spalle, sia proprio a tagliare a metà la difesa, riesce ad inserirsi molto bene. Un suo contro può darsi sia il colpo di testa, ma neanche più di tanto, perché volendo la palla di testa la prende anche, solo che ovviamente, cioè, se andate anche a vedere le statistiche su Foot Ed, da 69 di testa, quindi non è altissimo, non ci si può aspettare che li segni, però vabbè, volendo le prende anche. Ha anche un ottimo passaggio, quindi io volendo, questo giocatore ve lo consiglio anche per un falso 9 con le ali, quindi da usarlo da AT direi che secondo me può andare molto molto bene lo stesso, perché ha dei passaggi che non sono niente male. Poi ovviamente lui, vi ricordo che il suo piede naturale, quindi il suo piede di gioco, è il sinistro, non il destro. Infatti di sinistro mi tira delle sbordate da ovunque, e anche i tiri a giro sono veramente precisissimi. Poi che altro potervi dire? Allora, prima partita è partito a bomba, scusate il gioco di parole, però è stato veramente formidabile, mi ha fatto un sacco di doppietti. Io cercavo pure di puntare la tripletta, ma mi quittavano ogni volta che se ne arrivavo secondo gol e non sono mai riuscito a farlo. Poi è andato leggermente a calare, ma può darsi anche che sia perché ho trovato giocatori più forti, ma devo dire che comunque la sua figura la faceva sempre, cioè tornava anche a centrocampo a cercare pallone, costruiva lui stesso le azioni. E soprattutto, anche come vi dicevo prima, per la sua incredibile resistenza fisica, riusciva a portare avanti la palla tranquillamente. Qui ancora, come avete visto, i colpi di testa, come dicevo prima, li prende sempre, poi vabbè, non sempre li butta in rete, anzi quasi mai, però almeno li riesce a prendere. Qui ho fatto un po' il bastardino, diciamo, mettendo il giocatore davanti, ma ero sotto, quindi dovevo pareggiare. Però come avete visto ancora, il tiro a giro di sinistro è sempre precisissimo. Qui ancora si dimostra la sua forza fisica incredibile, è riuscito a portare avanti questa azione da solo, mentre se magari avessi usato qualche altro attaccante non sarei riuscito a mantenere la palla così. Mentre i tiri a giro, come vedete, li fa sempre benissimo. Questa è proprio una rara circostanza in cui non sono riuscito magari a insaccarla dentro. Qua ancora una volta supera di fisico con un buon dribbling, prova un tiro sul secondo palo, partite qui me l'ha parata. Quindi andiamo un po' ad analizzare i pro e contro che ho trovato di questo giocatore. Allora, i pro assolutissimamente sono il dribbling, che è veramente molto molto buono, i passaggi che li fa precisissimi, e per questo li consigliamo anche in un falso 9, secondo me andrebbe molto bene, le potenze di tiro, cioè i tiri in generale, sono veramente ottimi, e la forza fisica. E anche se si vuole mettere, gli inserimenti sono veramente buoni. L'unico contro che ho notato, se si può chiamare contro, come dicevo prima, è il colpo di testa, che però volendo li prende anche, ma non sempre ne mette dentro. Quindi come voto finale ho deciso di dargli un 8/8.5, perché veramente mi ha sorpreso molto questo giocatore, perché devo essere sincero, prima del Tozzi non lo conoscevo neanche molto bene. Quindi per questa review è tutto, spero che vi sia piaciuta, ci vediamo al prossimo video, bella!